Nonostante la lunga trasferta, sono tornati volentieri domenica 5 marzo a Cava dei Tirreni, in provincia di Salerno, i protagonisti del campionato italiano di trial per l'apertura stagionale, in quanto conservavano un buon ricordo della precedente edizione, organizzata in modo impeccabile. È mancato purtroppo un po' di sole, ma ci hanno pensato i piloti a scaldare l'ambiente, offrendo al numeroso pubblico presente in tutte le zone uno spettacolo di altissimo livello agonistico. Il percorso, predisposto dagli organizzatori del motoclub Trial Cava, prevedeva 10 zone non stop disseminate su un percorso di circa 10 km da ripetersi per 3 volte. Interessante poi l'idea di realizzare artificialmente la prima e l'ultime due zone non stop nei pressi della partenza, per dare modo al pubblico di seguire meglio la gara senza uscire dal centro abitato. Per chi invece avesse voluto raggiungere le prove in montagna, era stato predisposto un servizio di bus navetta. Oltre 60 i concorrenti suddivisi ora in 4 categorie, la Junior, la Master, la Senior e la Senior Expert, con la nuova categoria Master riservata ai meno giovani che aprirà quest'anno l'ordine di partenza. Nel corso del briefing pre-gara, i vertici della Federazione Motociclistica Italiana hanno illustrato ai concorrenti le piccole novità approvate a livello europeo e ratificate a livello nazionale. Tra queste, l'istituzione del cartellino giallo per il pilota che controbattesse oltre i limiti della buona educazione il punteggio assegnato dal giudice di percorso. L'eventuale ammonizione assegnata in questo caso può essere poi trasformata a fine gara o meno in penalizzazione a giudizio insindacabile del direttore di gara, sentite le parti in controversia. L'altra novità riguarda la possibilità di riaccendere la moto spenta in prova speciale, senza essere penalizzati, se non con un punto per eventuale fermata o piede a terra. Passiamo ora al resoconto della gara, partendo dalla categoria Junior, la più numerosa, con 31 partecipanti, che saluta il ritorno vincente del romano Jimmy Rossi su Montesa, che dopo un anno di inattività a causa di un infortunio domestico, torna deciso a vincere il titolo Juniores 2000. Parte bene Jimmy Rossi, dimostrando padronanza del mezzo anche nelle zone più insidiose, la 4 e la 5, dove rimedia le uniche penalità del primo giro. Eccellente la seconda tornata per lo stesso Rossi, che ha girato senza errori, e poi un leggero calo al terzo giro, quando il braccio infortunato si fa sentire e le penalità salgono a 8, ma la vittoria con un totale di 12 errori su 3 giri complessivi è oramai al sicuro. Ci ha provato il valtellinese Giovanni Pizzini su Montese, anche lui con una condotta di gara molto regolare a contrastare Rossi, concludendo in crescendo quota 14 penalità, ma alla fine l'ha spuntata il romano Rossi. Alle spalle dei primi due si sono piazzati nell'ordine tre giovanissimi. Si tratta infatti del trentino Paolo Cagol, del monzese Marino Capitani, addirittura secondo al primo giro, e del piemontese Alessio Dresco, divisi da due sole penalità. Delusione invece per il laziale Federico Patacchiola, vincitore lo scorso anno della gara del Terminillo, ma in difficoltà sulle pietre di Cava dei Tirreni.
E prima di passare oltre, vediamo quindi la classifica finale di questa prima prova per quanto riguarda la categoria junior. Vincitore, come dicevamo, Jimmy Rossi su Montesa con 12 penalità complessive e autore del giro record a zero, il secondo. Arriva secondo Giovanni Pizzini, che lui su Montesa con 14 penalità, davanti a Paolo Cagol al terzo posto, su Beta con 16 penalità. Una penalità in più, sono 17 per Marino Capitanio su Gas Gas, mentre in quinta posizione Alessio Dresco su Beta con 18 penalità. Seguono ancora Francesco Chilotti su Gas Gas, Federico Patacchiola su Bultaco, Giancarlo Fugazza su Gas Gas, Francesco Hauser su Gas Gas e Fabio Piccinini su Bultaco. Da segnalare anche quest'anno nella categoria juniores è la presenza di Lucio Pistritto, il quale, provenendo da Catania, disputerà come sempre tutto il campionato italiano. Per lui la trasferta a Salerno è stata sicuramente una trasferta fuori porta. Debutto scarno per la nuova categoria Masters, che probabilmente a causa della lunga trasferta ha totalizzato solo 4 concorrenti. Interessante comunque il duello a distanza con i concorrenti della categoria Junior, che gareggiano sul medesimo livello di difficoltà contrassegnato dalle frecce verdi. Infatti il vincitore Andrea Buschi ed il secondo classificato Stefano Donchi hanno totalizzato rispettivamente 8 e 11 penalità, facendo decisamente meglio dei giovani in gara nella Junior. Riepilogando quindi la categoria Master, Andrea Buschi su Beta, primo classificato, 8 penalità, Stefano Donchi su Montesa, secondo classificato, 11 penalità, terza posizione per Affio Sorbello a 32 penalità e quarta posizione per Mario Busa a 112 penalità, evidentemente di un livello molto più basso dei concorrenti. Vediamo ora com'è andata nella categoria senior, che vede il ritorno alla vittoria di Andrea Petrella in sella alla Bultaco, il quale afferma di voler concludere quest'anno la sua lunghissima carriera con il titolo senior in tasca. Ma a rendergli la vita difficile ci hanno pensato le nuove leve del trail italiano, che quando lo stesso Petrella nell'84 debuttava nei campionati internazionali, qualcuno di loro doveva ancora nascere. Infatti partono fortissimo i neopromossi Valerio Bauce ed Enrico Molteni, che al termine del primo giro gelano tutti gli avversari con 6 e 8 penalità ciascuno su un percorso tutto sommato non certo facile. A conferma di quanto prima detto, Bauce e Molteni sono seguiti da Michele Orizio, quota 9 penalità, mentre Andrea Petrella è solamente quarto a 10 penalità, in compagnia dei veterani Riccardo Vitali ed Alberto Daime, che stentano a prendere il passo. Ma dopo la fuga iniziale, al secondo giro prevale la legge del più forte e con 2 sole penalità, accusate tutte la zona numero 7, Petrella stacca il giro migliore e passa in testa la gara, seguito da Daniele Maurino con 4 penalità e Michele Orizio che ne accusa 8.
mentre Bauce e Moltini cadono nelle zone artificiali, compromettendo così il risultato del primo giro. E se per Bauce la caduta non ha avuto gravi conseguenze, per Enrico Molteni la contusione è stata più forte del normale e questo ha compromesso il resto della sua prestazione. Sul finale di gara si riprendono i veterani Vitali ed Heim, ma non riescono ad andare oltre la quinta e la sesta posizione. Bella la gara di Mauino, Orizio e Bauce, tutti e tre ad un passo dalla vittoria, a conferma dell'ottimo lavoro di preparazione effettuato quest'inverno dal Team Italia, coordinato da Donato Miglio. Questa loro prestazione pone alla ribalta nazionale del trial per la prima volta dopo molti anni una ventata di aria nuova. Vediamo quindi la classifica finale per quanto riguarda la categoria senior. La vittoria è andata da Andrea Petrella in sella alla Bultaco con 16 penalità complessive ed un giro record, il secondo, a 2 penalità. Seconda posizione per il piemontese Daniele Mauino su Gas Gas a 18 penalità complessive. Terza posizione per il bresciano Michele Orizio in sella alla Beta con 20 penalità. Seguono poi leggermente distaccati Valerio Baucia su Beta a 24 penalità, Riccardo Vitali su Montesa a 27 penalità, Alberto Deime su Gasgas a 32 penalità ed Enrico Molteni su Beta a 33 penalità. Poi ancora Daniele Postal, che è rimontato solamente nel terzo giro, conclude in ottava posizione a 40 penalità. Davanti a Moreno Piazza, in difficoltà anche lui, specialmente al primo giro, a 46 penalità. E decima posizione per Andrea Ceccati su Gasgas a 61 penalità. Affollata più del solito la categoria Senior Expert con 12 concorrenti, grazie alla partecipazione fuori classifica dello spagnolo Albert Cabestani del Team Beta, e potevano essere 13 se l'austano Elvis Chantre non fosse stato escluso al via per problemi di licenza. La gara per gli expert si presentava molto insidiosa, con zone ricche di trabocchetti che costringono spesso i piloti a fermarsi e pagare una penalità, piuttosto che cadere e pagarne 5. Ma nel corso del briefing pre-gara nessuno ha sollevato dubbi, confermando di fatto l'ottimo lavoro svolto dai tracciatori delle zone speciali del motoclub Trial Cava.
Partono per ultimi i piloti della Expert e Diego Bosis appare subito il più in forma di tutti e lo dimostra il primo giro, che conclude a sole 7 penalità contro le 11 dello spagnolo Capestani, le 12 di Pietro Agostoni e le 13 del campione italiano in carica Donato Miglio. Seguono poi, senza brillare, Stefano Dellio quota 14 e Fabio Lenzi scivolato quota 17 grazie anche ad una caduta assurda nella difficile zona numero 4. Sorpresa al termine del primo giro tra gli addetti ai lavori. Infatti Pietro Agostoni, che debutta tra gli expert, al primo giro viaggia in compagnia dei più forti. Ma oltre a Pietro Agostoni è passato tra gli expert anche Fabio Crescenzi, che se da una parte vanta una lunga carriera condotta all'insegna della professionalità, per contro non può certo ritenersi tecnicamente maturo per il grande salto di qualità. Comunque ben vengano questi slanci di coraggio, che altri invece non se la sentono di affrontare. Piuttosto defilato nella prima tornata, al secondo giro a sorpresa il comasco Dario Re delle Gandine su Montesa conclude con sole 4 penalità e si porta così in terza posizione, mentre tutti gli altri avversari peggiorano il risultato pagando molti più errori. Infatti oltre a Diego Bosis anche Stefano Dellio, Donato Miglio, Fabio Lenzi concludono con 13 e più penalità ciascuno. Solamente lo spagnolo della Beta, Albert Cabestani, tenendo a stento il passo del comasco Re delle Gandine, accusa 7 penalità e resiste in testa alla gara. Delusione invece per il trentino Manuel Farina, che conclude il secondo giro con 5 penalità, ma con un passaggio a 5 messo subito sub giudice e dal termine poi confermato dalla giuria di gara. Il freddo e la stanchezza mettono un po' in ginocchio tutti i concorrenti, tranne che Dario Re delle Gandine, che pur pagando la massima penalità nella famigerata zona numero 4, chiude il giro con 6 penalità e vince per la prima volta nella sua carriera nella massima categoria. Il suo diretto inseguitore, Diego Bosis, cade all'ultima zona dell'ultimo giro, ma comunque non compromette il suo secondo posto, mentre terzo in gara è Albert Cabestani, che ai fini della classifica in campionato non prende punti. Il terzo posto quindi ai fini del campionato va a Stefano Dellio, che conclude davanti a Miglio e Lenzi, distaccati di 2 penalità ciascuno. Non regge invece il ritmo della gara Pietro Agostoni, che conclude alle spalle di Manuel Farina, il quale a causa del reclamo accolto in giuria si vede retrocesso dal terzo al sesto posto, a gara conclusa con grande delusione. E vediamo ora la classifica finale per quanto riguarda la categoria Senior Expert. Vincitore Dario Re delle Gandine su Montesa a 27 penalità. Seconda posizione per Diego Bosis su Montesa, Polizia Stradale Fiamme Oro a 33 penalità. Terza posizione per lo spagnolo Albert Cabestani su Gas Gas a 34 penalità, ma non prende punti per quanto riguarda la classifica di campionato italiano. Quarta posizione per l'altro pilota delle Fiamme Oro su Montesa, Stefano Dellio a 40 penalità.
quinta per Donato Miglio su Beta, 42 penalità. Sesta posizione per il terzo pilota delle Fiamme Oro, Fabio Lenzi su Gas Gas, a 44 penalità. Settima posizione, dopo la retrocessione d'ufficio per quanto riguarda il reclamo accolto, è Manuel Farina su Montesa, a 45 penalità. Ottava posizione per Pietro Agostoni su Montesa, 46 penalità. Nona posizione per Andrea Mazzocchin su Gas Gas, 54 penalità. Decima per Roberto Vezzani su Gas Gas, a 60 penalità. Seguono ancora Ivan Zanone e Fabio Crescenzi. Questo è tutto per quanto riguarda la prima prova di campionato. Il secondo appuntamento è in programma il 2 aprile a San Pietro Mussolino, in provincia di Vicenza. Eh sì, è stata una bella gara, sono contento di come è andata, non me l'aspettavo, forse dovuto all'infortunio che mi ha tenuto fermo un anno. Sono riuscito a vincere, sono molto contento e spero che le prossime gare andranno uguali. Hai fatto il record della giornata per quanto riguarda la categoria junior, è girato a zero. Come giudichi le zone qui a Cava dei Tirreni? Belle zone, un terreno un po' particolare, scivoloso, ma è da prendere con le pinze. Però mi sono trovato alla fine bene. Podio. Grazie. E porta la vittoria alla Bultaco ancora una volta Andrea Petrella, è il migliore nella categoria senior. Come ti sei trovato qui a Cava dei Tirreni, Andrea? Sicuramente il primo giro ho avuto un po' di problemi perché era molto viscido, poi il secondo e il terzo si è asciugato un po' il terreno e sono andato sicuramente meglio e sono andato sempre più migliorando i miei punteggi. Andrea, è un campionato che chiaramente punti a vincere. Sicuramente quest'anno voglio vincere, anche perché poi sto gestendo tutto il discorso assistenza e pubbliche relazioni per la Bultaco Italia e sono sicuro di fare felice anche Renato Chiaberto. Secondo classificato nella categoria senior, Daniele Maurino, è il primo dei giovanissimi in questa difficile categoria. Sì, oggi è andata molto bene, ho sbagliato solo il primo giro che ho girato a 11, se no il resto non ho sbagliato quasi niente, è una buona gara. Era molto viscido e è andata bene così. In mezzo? Ed è la prima vittoria in assoluto della sua carriera per quanto riguarda la categoria senior expert. Dario Re delle Gandine, superlativo a Cava dei Tirreni, cosa ci racconti? Veramente contentissimo, sono alle stelle, è da parecchi anni che inseguo una vittoria, l'anno scorso tutte le gare ero lì e finalmente ce l'ho fatta, veramente sono ultra soddisfatto. Che tra l'altro poi avevo iniziato malissimo, nel peggiore dei modi, perché non so neanche quant'ero, ma ero indietro. Poi ho avuto una bella reazione, grandissimo. Una caduta all'ultima zona, ma non sarebbe stato sufficiente per Diego Bosi per vincere questa gara. Come ti sei trovato a Cava dei Tirreni? Diciamo che il percorso era abbastanza... è stata una bella gara, il percorso è abbastanza tecnico e selettivo. Purtroppo su 10 zone, secondo me, ce n'erano 3 dove ci si giocava la gara e dopo un buon primo giro... ho rischiato un po' troppo su alcune zone dove mi potevo magari un po' accontentare. Tutto sommato comunque è andata discretamente bene. Un campionato anche quest'anno molto intenso. E la tua partecipazione al mondiale cosa ci dici? Ma è un campionato che spero quest'anno tra me e Donato vedrà inserirsi altri giovani come oggi. Dario ha fatto una bellissima gara. Penso che non sarà più una guerra solo tra me e lui, ma sarà una guerra più piloti. Per quanto mi riguarda, la partecipazione al mondiale dovrebbe essere confermata, anche se comunque penso di non avere un grandissimo livello e quindi di non poter aspirare a fare grandissimi risultati al mondiale. Ricordo di questa città, sicuramente abbiamo scusato la gara.